Salve, salve a tutti, cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io, come sempre, sono Fabrizio e oggi vi voglio mostrare un nuovo acquisto che ho fatto recentemente insieme ad altri che poi vi mostrerò man mano e il resto, insomma, nel video acquisti di fine mese. Ma oggi vi voglio mostrare un'uscita imperdibile, una nuova ristampa, quindi una riproposizione di uno speciale di un personaggio della serie Giovanni Dori che è immancabile in qualsiasi collezione, secondo me. E sto parlando di questo fantastico cartonato intitolato Tre passi nel nomale di Nathan Never, in questa fantastica edizione cartonata di lusso, fatta per i veri amanti del personaggio, per i veri amanti di questo tipo di formato di speciale. Questo speciale era uscito già per il ventennale, ma la Sergio Buonelli ha avuto l'idea di ristamparlo per il trentennale in formato grande, con una carta migliore e con un formato che, senza se e senza ma, rende almeno 30-40 volte molto meglio rispetto all'albetto brossurato, tipo questi qua, da quando erano questi piccoletti. Che era bello anche quello, ma che in confronto a questo, ragazzi, che ho già avuto modo, diciamo, di leggere la prima storia, è veramente qualcosa di eccitante e che io consiglio sicuramente a chi amerà Nathan Never. Magari ce lo possiede, sicuramente lo ricomprerà in questo formato perché è imperdibile. Uno speciale molto, anzi, bellissimo, che è già nel formato piccolo, insomma, è bello da leggere, è bello da vedere. Sono tre storie, veramente una più bella dell'altra, secondo me, immancabili. Sono tre mezze storie veramente. Una mi è piaciuta, la prima insomma mi è piaciuta veramente tanto, ma adesso andiamo insieme a vedere. Ovviamente si apre la copertina spettacolare, si apre con questa bella anteprima dell'albo e poi abbiamo ovviamente sono tre storie scritte dai leggendari maestri del personaggio, autori, sono scritte da Vigna, da Medda e da Serra. La prima storia, che si intitola Cyberspazio, di Tess di Vigna e disegni, ragazzi, c'è cioè poco di meno che Nicola Mari, uno che chi ama, chi legge Dan Dokken sa benissimo che è un grandissimo disegnatore, ma anche per Nathan Never, ragazzi, veramente bravo. All'inizio c'è una bellissima e immancabile e da leggere assolutamente introduzione di Baby Vigna, molto bella, che racconta come loro sono stati, diciamo, una generazione che già guardava al futuro, creando un personaggio come Nathan Never, appunto. E abbiamo questa storia. Ora vi mostro i colori, che sono nettamente migliori rispetto a quelli del brossolo, perché ovviamente in carta grande prendono molto, molto di più. Una storia molto carina, che sicuramente consiglio caldamente di leggere, molto intrigante, ovviamente. Si parla di cyberspazio, appunto. E i disegni di Nicola Mari per questa storia mi sono piaciuti veramente tanto. Guardate un po' i primi piani, insomma, lo stile di Nicola Mari è inconfondibile e che è colorato sia bene che per questo speciale sono contento che ci sia proprio lui. Ovviamente, come ho detto, alla sceneggiatura c'è il mio preferito, che è Baby Vigna, ma mi piacciono anche gli altri, ovviamente. La prima storia è questa qui, insomma, eccola qui. Vi mostro qualche altra spettacolare tavola. Eccola qui, con il nostro Sigmund, sempre all'opera. Ecco. Veramente, veramente bella, ragazzi. Questo cartone ci voleva, un cartone così ci voleva. Sono contento che abbiano scelto proprio quello speciale e l'abbiano riportato in questo formato. È veramente spettacolare. Guardate qui, ancora vedere. Baby Vigna, ragazzi, le sceneggiature, la maggior parte delle volte, è garanzia, perché lui è un maestro assoluto del fumetto. E delle sceneggiature, c'è poco da fare e da dire, perché è così, punto e basta. Non si può. Chi ama Dan Never non ama Baby Vigna, che c'è una. Cioè, non è vero che non ama Dan Never. Seconda storia, c'è Guerra con Onesti, Michele Medda, anch'esso bravissimo. Qua i disegni abbiamo Germano Bonazzi, anch'esso bravo. Introduzione sempre di Michele Medda. Questa storia non l'ho ancora letta, aspettiamo un attimo, magari quando farò il video a fine mese racconto nel modo specifico le storie, così almeno ci facciamo un resoconto. Ovviamente Medda è più, diciamo, degli autori è quello che elabora le storie in modo un po' più elaborato, ha un tipo di scrittura più lunga rispetto a Baby Vigna, che preferisco perché è molto più sintetico e molto più
diretto nelle cose, però Medda quando fa ottime sceneggiature, anche se sono un po' più a volte cariche, però insomma sono veramente fatte bene, come questa storia qui che è Guerra, che non vedo l'ora di leggere, ecco, veramente vedere come vi dicevo, insomma Medda si sa che è molto, ha una scrittura molto prolissa, molto, molto come Boselli, però per carità, è bravo ragazzi, poi Bonazzi, guardate qua, bellissimi i primi volti, veramente uno speciale imperdibile, questo è da avere, sicuramente. È veramente uno degli speciali più belli che io, almeno per quelli che ho letto fino adesso, di Dylan Never, uno dei miei preferiti in assoluto. Infatti l'ho ripreso in questo formato grande. Volevo prendere quello piccolo, però insomma, so che usciva questo qui, ho detto mio. Poi, ultima storia che si intitola Futuro. Qui abbiamo i disegni Serra, che per molti è lui il più bravo, anche se sono tutti e tre alla pari, non c'è il più bravo. Si può dire io preferisco, ma sono tutti e tre fondamentali, non si può dire. Si può preferire qualcuno, ma oggettivamente sono tutti e tre allo stesso livello, perché senza io il personaggio non sarebbe mai potuto nascere, quindi chi ama Dylan Never deve dire che tutti e tre sono bravi alla pari, poi io posso preferire un altro, però ragazzi non si può dire uno è più bravo dell'altro. Si può preferire, ma è così insomma. Futuro, testi di Serra, e i disegni abbiamo De Angelis, anch'esso. De Angelis è molto amato dagli amanti di Tenda da Nevere. A me non è tra i miei disegni preferiti, però lo rispetto. E anche qui c'è ovviamente l'introduzione importante, imprescindibile da leggere senza se e senza ma di Antonio Serra. Quindi insomma, da leggere, non ve la leggo perché ve la dovete leggere voi. Sennò... Sono tu futuro. Qua siamo in Nuova Zelanda. Guardate un po', ecco, vedete qua, i colori sono molto, secondo me per questa storia l'ho sfogliato più volte per vedere bene, devo dire che i colori per questa storia sono veramente azzeccati, rende molto di più questa storia a colori. Io sono sincero, Nadandera, quando ha questo tipo di colori, a colori piace, la fantascienza a colori per Nadandera a me non dispiace se è fatta come in questo caso, infatti in questo cartonato devo dire che ragazzi, è veramente fatta bene, dai, cosa gli si può dire? La fantascienza è bella, colori, secondo me rende di più, secondo me. Certo, la neve è un fumetto bello da leggere in bianco e nero perché ha il suo fascino, però con questi colori qua, guardate quanto rende bene, ragazzi. Guardate che spettacolo qua. Bella, questa storia mi ispira moltissimo e tanta, 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 tanta roba, ragazzi. Sì, guardate un po' qua. Nathan Never, eccolo qua. Bella storia, sicuramente sarà una bella storia. Ci metto la mano su. Qui abbiamo anche una vecchia conoscenza. Scotos, eccolo qui. Insomma, chi legge la Never lo conosce, sa chi è. Scotos, eccolo qui. Insomma, un nemico storico di la Never. Che abbiamo visto fin dai primi numeri, tra l'altro. Eccolo qui. Guardate. Questo cartolato è veramente spettacolare. Guardate un po'. Mi sto mostrando tante lauree perché mi piace quando sono fatte bene le cose, quando meritano, vanno dette. Uno speciale veramente bellissimo. Tre passi nel futuro, del domani, veramente. Ripeto, uno degli speciali, tre storie per la Never. Io poi sono un amante delle mini storie, guardate qui. Quindi, ragazzi, è stato un cartone che non vedevo l'ora di prendere, insomma. Poi abbiamo qua nel finale si cambia un po' il colore, vedete? Fatto apposta così. E poi, nella parte finale, vabbè, poi non andiamo troppo. Magari vi mostro questo, con questi mostri ciottoloni, eccoli qua. Tac. E poi abbiamo nel finale Il lungo cammino della neve a cura di Luca Barbieri. Quindi una bellissima, diciamo, qualche parola su questo immortale, immancabile personaggio per noi amanti della Bonelli da compare sempre. Con la copertina del vabbè, insomma, il numero uno di tutti quanti noi abbiamo. Diciamo addirittura in due copie. Lungo cammino della neve, vedete, belli, ecco, questi qua sono extra che in questi cartonati servono, anzi, sono la parte più bella, insomma, sono abbastanza lunga. Poi c'è scritto Michele, vedete, qua c'è Medda, c'è anche un profilo degli autori, vedete, Michele Medda, quindi veramente interessante, da avere, questo si chiama la neve, se lo compro per forza, chi non lo compra, è un acquisto obbligato. Antonio Serra, ci sono cose che vanno a compare per forza. Poi c'è l'indice. E questo bel finale che insomma ci piace, ci piace. Questo è il di dietro e questa è la bellissima costina, insomma, vabbè, chiamatela un po' come vi pare.
Quindi questo è Tre passi nel domani di Nana Never, di Vigna Mari, Medda Bonazzi, Sera De Angeli, scrittori e disegnatori messi insieme, copertina spettacolare come al solito, un'edizione di un prosotto che già era uscito, ristampata giustamente ed è stata un'idea azzeccata farla senza far uscire cose nuove, e andrò bene a ristampare perché comunque questo qua è uno speciale che va riletto, riscoperto perché contiene delle storie di, secondo me, di ottimo livello, anche se non l'ho letto soltanto una, ma abbiamo spoilerato, abbiamo visto di cosa si parla. Quindi chi ama Dan Never, vabbè, lo comprerà sicuramente perché... Chi c'ha tutto quello da Never non se lo fa scappare di certo, pure se è già abbossurato, perché rende il doppio, cioè rende 30 volte di più rispetto a... Io ho avuto modo di sfogliare lo speciale piccolo, è bello anche quello, però io se ce l'avessi lo ricomprerei così, sono sincero, perché veramente è uno spettacolo per gli occhi. Poi da collezione è qualcosa di ancora più bello. Quindi lo consiglio a mani basse, un acquisto, ripeto, obbligato, almeno per quanto mi riguarda, infatti l'ho acquistato, quindi le cose che reputo imperdibili io le compro tutte, se non le comprerei, se pensassi che fossero uscite così, questa invece è un'uscita ben fatta, una ristampa ben gradita, fatta bene, realizzata bene, colorata bene, è stato fatto un bel lavoro con belli extra importanti da leggere e da, ripeto, avere in collezione. Quindi ragazzi, viva Nana Never che compie 30 anni, il prossimo numero sarà proprio del trentennale, una bella riproposizione per festeggiare un personaggio che chi compra Bonelli conosce e ogni tanto acquista o acquista, perché comunque è una serie, secondo me, immancabile, uno dei capolavori assoluti. Quindi io vi mando un grosso abbraccio, vi consiglio di recuperarlo a mani basse perché sono tre storie, una più bella dell'altra, un giusto omaggio. E niente ragazzi, sono tutto da dirvi, ho acquistato altre belle cosucce, potete vedere qui dietro, c'è un altro bel cartone, anzi... Un cartonato qui dietro di un personaggio epico che adesso comincerò a leggere, e un altro vedere gli altri cartoni spettacolari che vi mostrerò però in altri video, che posso fare tutti i video su tre cartonati. Ve li mostrerò o uno alla volta oppure nel video acquisti di fine mese, abbiate pazienza. Vi mando un grosso abbraccio, iscrivetevi al mio canale se interessate ai miei video, commentate, fatemi sapere voi, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e se volete sostenete il mio canale. Se vi fa piacere, e come al solito, come faccio sempre, ci vediamo al mio prossimo video!